Ciao a tutti, che sono Rixio, sono tornato con questo nuovo video, ci porto la top 5 clip of the week episodio 17. Io ve lo ricordo nuovamente, ve lo ricorderò ancora per un po' che il mio modulo per qualche strano motivo dal 27 agosto in poi ha deciso di non prendere più neanche una clip di quello che mi avete inviato. Quindi nel caso le aveste inviate durante quel periodo vi invito a rinviarle. Io come al solito vi ricordo che se volete inviarmi le clip dovete passare il link in descrizione e non disperatevi nel caso la vostra clip non sia presente questa top perché potrebbe essere presente una top nella prossima. Comunque, io direi che si può iniziare con la quinta clip che ce la porta a Rambo Teo e ci porta a una strage assurda su Nuketown con l'M-Tar su Black Ops 2 e non era neanche spontra, per questo mi è piaciuta particolarmente questa clip. Fa veramente tantissimi kill in pochissimo tempo e poi mi pare faccia due triple, una quadruple, insomma, quindi davvero una strage. Passiamo subito alla quarta clip che ce la porta YXOS-STETS. Nomi più facili, no? Che ci porta un trickshot su Carrier in Ched a fine round. Veramente carino, l'ho messo alla quarta posizione perché ormai di trickshot su Carrier me ne avete inviati milioni. Comunque bellissima clip, nulla da dire. Al terzo posto troviamo Fry, che ci porta invece un trickshot su MU2. L'ho messo alla terza posizione perché mi pare che sia il primo che mi inviate su MU2. Veramente carino, l'ha fatto con l'intervention sulla mappa Aftermath, se mi ricordo bene. Ci ho giocato tantissimo in privata ma pochissimo online su questo gioco, quindi ancora un po' di mappe da imparare ce l'ho, perché in privata si giocava solamente sulla mappa piccolissima chiamata Rust. Comunque bellissima clip. Io passiamo subito alla seconda che ce la porta Giroz e ci porta un altro ace su Lega. Ho velocizzato la prima parte, spero. No, dai, non l'ho velocizzata, ma pazienza, ce lo guardiamo tutto, tanto dura poco. Sta con l'MSMC su Express, trova tre nemici da dietro. Il primo è una kill abbastanza difficile, mentre le altre due facilissime, le ha flankati benissimo. I nemici erano abbastanza stupidi, si vede. E poi cerca il quarto, ovviamente, e lo prende, se no non sarebbe un ace. E lo trova qua in aeroporto, non mi ricordo come si chiamano i call-out, non ci gioca da tantissimo su Black Ops 2 Competitive. Bellissima clip, passiamo subito alla prima posizione che ce la porta Gods o Des o André o insomma Gods, io lo chiamerò perché ha scritto 200.000 nomi, e ci porta una clip particolarissima, mi è piaciuta tantissimo, ci ha fatto una strage su, non mi ricordo la modalità semplice, se, mi pare età della pietra se non erro, dove si usa solamente il coltello balistico, la balestra e il tomahawk. Fa un sacco di umiliazioni all'inizio con una feed anche abbastanza buona di tomahawk, poi la clip continua e continua la sua strage con il coltello balistico e il tomahawk. Mi pare che faccia 10 kill di fila, che su questa modalità non sono per niente facili, soprattutto fare così velocemente. Niente, qua la top è finita, io spero che vi sia piaciuta, se così vi invito a lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non siete ancora, passate alla pagina in Facebook, se volete inviarmi delle clip passate all'ingresso in descrizione, e niente ragazzi, ho finito, ciao a tutti.